anche per difendere la dignità di tutti quei giornalisti minacciati e uccisi dalla mafia. Quanti colleghi vostri hanno perso la vita? E quanti sono quelli minacciati per le cose che dicono? Perché ai mafiosi disturba vedersi trattati in un certo modo, loro ci tengono la loro immagine, il loro potere, che nessuno deve creare discrepanze, mettere in discussione. Ci sono intercettazioni di boss, che voi sapete, che chiamano il giornalista e dicono mi raccomando, mi tratti, eccetera, eccetera. E quindi io ho detto che proprio per tutelare la gente onesta, per tutelare i bravi giornalisti, perché ci sia memoria di quel coraggio, di quell'impegno, di quelli che si sono spesi nella ricerca della verità. Vedo che è una spazzatura, ve lo devo dire. Sapete che hanno denunciato noi? La mamma ci ha detto delle cose. L'ex sindaco Renato Natale. Noi ci avete denunciati. Il processo ha dimostrato, come voi sapete, che non per prima. È morto per il suo coraggio, per il suo impegno, la sua trasparenza, perché veramente le parole di denuncia erano parole, per lui abbiamo dedicate anche nel Vangelo, per l'amore, per la sua gente e così via. Parroco scomodo, in quel territorio, salute, e in quel contesto. Attenzione però. Il processo ha dimostrato la verità. Quindi c'è una vicenda. E però anche noi ci diamo processo breve, perché siamo dal 94, ma nel frattempo vi devo dire che 3 anni fa hanno arrestato la proprietà, e non solo la proprietà di quel giornale, in un'operazione della DDA, perché erano pagati i giornali dalla Camorra. Il giornale è fatto in mano alla Camorra. E quindi l'ordine era speditare, depistare, creare fango, poi non importa. Allora voi capite che anche noi siamo per i processi di un giudizio più veloce, più attenta, più breve, per evitare delle lungaggini che deve mettere in grado la magistratura di poter operare più in fretta, ma questo vale veramente per tutti, ma non solo nell'interesse. Guarda che non è un giudizio su qualcuno, è la verità che ci coinvolge tutti. Mi sono permesso di chiamare in gioco anche noi, con tutte le nostre miserie, il nostro piccolo, dell'importanza di questo percorso e di questo cammino. Ora sì, parliamo di legalità, vi prego, parliamo di mafie, però allarghiamo sempre la nostra lettura e saldiamo poi tutti insieme. Ma c'è un altro passaggio. E l'altro passaggio che diventa importante, fondamentale, è la legalità sostenibile nel nostro Paese. La legalità flessibile, malleabile. E quella legalità con la continua mediazione tra ciò che è lecito ed illecito. Se mi va rispetto le regole, se non mi vanno le rispetto. E questa legalità sostenibile, che va secondo se mi interessa o non mi interessa, secondo delle opportunità e delle convenienze. Ma perché tutto questo? Perché tutto questo? E beh, allora voi capite che si è allargato dentro il nostro Paese, non solo, vorrei che non dimenticassimo le cose belle del nostro Paese, c'è questo individualismo dilagante, insofferente di regole e di responsabilità. E voi sapete che l'estendersi dell'individualismo è direttamente proporzionale alle crisi della legalità. Questo è il dato. E la frana Italia non è per mancanza di regole, ma a causa di egoismi sociali, che vede nelle regole un ostacolo da battere e da girare per fare i propri giochi. La corruzione poi è questa. Allora, la libertà significa più responsabilità. I cattivi profeti della libertà dicono invece il contrario, più libertà, vuol dire meno regole, uguale più arbitrio.
Questo è il nodo oggi, tra mille altre letture che possono essere fatte, io faccio una lettura che va a colpire in quella direzione, evidentemente. Mi sono stupito su questo cancan oggi che ci fa sulla mafia, Milano ad esempio. Qualcuno si è dimenticato che 150.000 persone l'anno scorso, con Libera, a Milano, nella giornata nazionale della memoria dell'impegno. 150.000 ragazzi sono giorni. A Milano non si è andati per caso. Provincia di Milano, 650 beni confiscati alle mafie. Libera presentò un dossier. Così che abbiamo consegnato una trasmissione andata in onda l'altra volta, da cui è stato preso gran parte di quel materiale che voi avete sentito. Perché credo che dobbiamo aiutarci, collaborare e valorizzare, scambiarci i materiali.